Dunque io incomincio. Sono Comper Renzo, sono 18939 a Caldiano. Mi sembra Rovereto, ma mi sembra Caldiano. Perché allora le nostre mamme non andavano all'ospedale come c'è adesso, perché ospedali c'erano ma per le persone ricche. I miei genitori sono di Besenello. Sarebbe precisamente da sotto Castello. I miei genitori sono venuti giù, i miei avi, nel 1909. Sono venuti, perché io ho visto una data sul portone, 1909. E a 3 anni sono andato alla scuola materna. La scuola materna si trova dove si trova adesso, ma era un fabbricato molto piccolo. Si entrava lì da un portone di ferro, si andava dentro, dalle parti c'erano le piante di castagna, di castagni, e praticamente attorno al nostro asilo non c'era, praticamente un bambino poteva venire fuori e andare a casa. Non eravamo tanti alla scuola materna, perché mi ricordo che la mia mamma mi dava dietro un cestino, che mi sembrava che dentro nel cestino ci fosse dentro un pezzo di pane. Perché ragazzi, allora non c'era neanche pane da mangiare. Arriva al terzo anno, c'erano guerre in giro, praticamente qua c'era un po' di calma, ma giù per l'Italia c'era la guerra. Allora le nostre maestre e i nostri genitori erano abituati che quando che venivano i bombardamenti, che qua a Caldiano ci sono stati 144 bombardamenti e non c'è neanche stato un morto, pensate, perché gli aeroplani partivano dalla Corsica, venivano qua tra Castelbeseno e la Montagna Lieve e andavano a colpire il sottopasso della ferrovia, non quello che hanno fatto adesso il nuovo. No. Se voi andate in bicicletta e vedete uno di là, volevano colpire quello lì per non lasciar passare i treni, non lasciar passare i treni, perché sui treni c'erano i carri armati, portavano i militari, portavano la gente, portavano i prigionieri in prigione in Germania. E allora, caro mio, i nostri genitori ci avevano detto che quando che c'erano i bombardamenti, loro lo sapevano già, suonavano una campana. Quando che suonava la campana vuol dire che arrivavano gli aeroplani a bombardare la ferrovia, perché quel paese loro non interessavano, interessava solamente la ferrovia. Allora alle 11 e tre quarti, mi ricordo che quel giorno lì non siamo andati a scuola, perché la nostra scuola si trovava in piazza Caliano. Non so se sapete quel fabbricato in fondo alla piazza, quella lì era la nostra scuola. E allora siamo stati a casa. La mia mamma era lì che faceva la polenta, perché pane non ce n'erano, non c'era pane, non c'era niente. E allora, cara mia, sente suonare la campana. Vengono fuori gli aeroplani da lì, incominciano a bombardare. Perché le bombe non è che le molavano sopra, che sopra proprio al fabbricato. Quando che usciva da là, io mi ricordo che le bombe le lasciavano qua, poi la bomba andava. Andava, loro lo sapevano che magari che c'erano 200-300 metri, 400, che arrivava a colpire il fabbricato. C'era la casa che tremava, i vetri della casa non ce n'erano neanche uno. E siamo andati a rifugiarsi, non so se avete fatto ancora quella strada in cima alla campagna, che c'è una casetta lassù in cima. L'avete fatta ancora? Ecco, siamo stati lì 2 notti. Spaventati al 200%, perché io quando che vedo per televisione guerre mi viene ancora quella cosa lì, mi viene una tremarella. Allora lì siamo stati 2 giorni. Nel frattempo mio papà aveva il cavallo, il carro e conosceva gente da Mezzomonte. Siamo partiti io, dunque mia sorella, che abita il Matita, non so se lo conoscete il Matita, è mio fratello. E un altro fratello ci ha caricati sul carro e ci ha portati a Mezzomonte.
La prima notte abbiamo dormito in una stalla, e era già di novembre. Lì siamo stati vive fino tutto l'inverno. E nel frattempo la Madonna Addolorata, qua di Cagliano, l'han presa e l'han portata nella chiesa di Dietro Beseno. Ricordate Dietro Beseno. Poi, fine della guerra, quando che noi abbiamo incominciato ad andare a scuola, eravamo bambini un po' piccolini, avevamo 7 anni, l'abbiamo aspettata su dove ci sono i cavalli, perché dove ci sono i cavalli, allora c'era una segheria, portavano giù le piante da folgheria con i cavalli, perché la strada era tutta bianca, non c'era asfalto, no, tutta bianca. E lì portavano giù le cose, i tronchi, li buttavano nella terra, e dalla terra lì, e di dietro veniva giù una roggia, c'era l'acqua faceva andare questa ruota, e lì c'era questa segheria. Buono, incominciava che la guerra sembrava che finisse. Allora nel frattempo i miei fratelli più grandi, che erano più vecchi di me di 5-6 anni, avevano già 11, 12, 13 anni, da Mezzomonte venivano giù a vedere se c'è la casa, che magari forse l'hanno abbattuta giù, no? Allora verso giugno, luglio, da Mezzomonte siamo rientrati qua a Cagliano. Qua a Cagliano c'era un disastro. Via Pasquali, sapete qual è Via Pasquali? Sì. Ecco, tutta diroccata. La scuola, la nostra scuola, tutta abbattuta. La casa Romani, quella lì che c'è di fronte alla fontana, tutta diroccata. La casa dove c'è la posta adesso, diroccata. Diroccata vuol dire che era un mucchio di macerie. C'era la ritirata, tutti quanti andavano, questi militari andavano a casa. Allora, passano due americani a piedi, perché allora non c'erano le macchine, erano signori quelli che avevano la bicicletta qua in paese, perché qua a Cagliano c'erano 3 macchine. Passano 2 americani e ci domandano a mio padre se ci dà da dormire quella notte. E guardi, non ce ne avevamo neanche per noi, perché la notte sapete dove dormivamo? Dunque, avevamo un letto, non un materasso. La nostra mamma prendeva le foglie del grano turco, faceva il pagliericcio e non c'era neanche coperte da coprirsi. Allora uno dormiva da una parte del letto e uno dormiva dall'altra parte del letto per tenerci caldo. Allora questi due americani ci dice a mio papà: se volete dormire qua sul coso, sul farletto, sarebbe stato il pagliericcio, la porcheria, insomma la roba che facevano letto alle bestie per tenerle pulite. Buono, tutti contenti vanno dentro. La notte, a mezzanotte, arriva un carro armato. Il carro armato si ferma qua da basso, ci dà un calcio alla porta, perché porte non ce n'era, vengono su in cucina, perché allora le case della cucina si andava in camera, dalla camera si andava in un'altra camera. Vengono dentro 2 tedeschi e ci dicono, svegliano mio papà e la mia mamma, ci dicono: vogliamo da mangiare. Da mangiare non ce n'era neanche per noi. E allora ci hanno detto: avete bambini? Sì. Allora ci hanno svegliati e ci hanno messi tutti al muro. Non vi racconto bugie, no? Ricordatevi bene, questo qua è Vangelo. E ci ha detto a mia mamma: se entro 5 minuti non ci date da mangiare, facciamo strada pulita. Allora fortuna che la mia mamma, che era di qua di Volano, aveva le uova, aveva le mortadelle, aveva la polenta, ci ha dato da mangiare. Questi qua hanno mangiato e se ne sono andati. Ci hanno salvato la vita.